Messaggio della Madonna a Valeria Copponi, questa mistica di Roma, il 10 marzo 2021. Figlioli miei, tanto amati, i miei angeli mi fanno corona e io sono presente tra voi. Ricordate sempre che la preghiera ravviva i vostri cuori ed è beneficio per tutti i vostri fratelli. Pregate in questa Quaresima, in particolare, per quei figli che offendono Gesù con torpiloqui e ogni sorta di bruttissima parola. Siate generosi verso coloro che hanno bisogno, soprattutto a livello spirituale. Siete sempre pronti ad aiutare nei bisogni corporali, ma per la parte spirituale, in particolare in questi tempi di offesa, per noi, siate pronti a dedicarci il vostro tempo quotidiano. Gesù sta soffrendo moltissimo, soprattutto per le offese che arrivano a lui come colpi di pistola. Anche verso di me arrivano soltanto imprecazioni e brutte parole. Le vostre offese salgono al cielo come saette e per questo le vostre preghiere devono essere più numerose. Chiedete, vi sarà dato. Avete tanto bisogno della nostra presenza poiché Satana vi tenta con ogni sorta di offerta. Non lasciatevi manipolare da lui. Ricevereste soltanto negatività e offese. Io vi sono vicina, chiedetemi di intervenire per tutti i vostri fratelli non credenti e il Padre vostro potrà perdonare tutte le offese dei suoi figli lontani. Figli miei, offrite tutte le vostre sofferenze e avrete in cambio conversioni e pentimenti per i vostri cari. Io sono pronta ad ascoltare ogni vostra richiesta e Gesù perdonerà i peccatori. Vi benedico, mamma di Gesù, Maria, madre di Gesù. Quante bestemmie che salgono al cielo. Io che sono un ragazzo giovane, penso ai giochi online, ai giochi anche offline, come possono essere il pallone, il basket, il baseball e tutti quegli altri giochi che sono sia su internet che fuori, dove tutti questi giocatori che sono ragazzi, ragazze di qualsiasi età, quando vedono che si perde e le cose vanno male, fanno delle azioni che non devono fare, allora cominciano a bestemmiare. Chiedo perdono se si sente un cane abbaiare, ovviamente ha cominciato ad abbaiare soltanto in questo momento, mentre sto registrando il video. Ed è giusto tenerlo anche come testimonianza. Allora, pensiamo a tutte le persone che ogni giorno bestemmiano, soprattutto i cristiani, che bestemmiano con parolacce bruttissime Gesù e la Madonna. E lo fanno soprattutto i cristiani, qui in Italia, perché tante bestemmie che noi innalziamo al cielo sono soprattutto nei confronti della Madonna, di Gesù. E così come ci sono tanti atei, o meglio uomini e donne che non conoscono l'amore di Dio, magari non bestemmiano e fanno anche meglio di noi durante la vita, non conoscendo Dio. Allora il cielo oggi ci chiede attraverso la Vergine Maria di pregare e offrire le nostre sofferenze per chiedere perdono per tutti quelli che ogni giorno bestemmiano con le proprie labbra. Può essere una macchina che va a tamponare un'altra macchina, uno che guida male, possono essere tanti motivi che ci portano a bestemmiare. Io da parte mia c'è sempre quella tentazione di dire cose bruttissime. Ogni tanto lo ammetto, dico brutte cose, bestemmie contro Gesù, la Madonna no, però anche dalle mie labbra, in momenti veramente brutti, tristi, escono delle brutte parole che derivano dalla rabbia e non dal voler offendere il cielo. Però poi ricorro sempre alla confessione e alla comunione per riconciliarmi con la Trinità sacrosanta. Però purtroppo nella società ci sono persone che bestemmiano per abitudine. E l'abitudine nel peccato
rafforza il peccato milioni di volte. Ecco perché la Madonna ci chiede di pregare e di riparare le offese che il cielo riceve. Gesù soffre e la Madonna soffre. Quindi se questi nostri genitori divini soffrono, vuol dire che nei regni spirituali le emozioni sono davvero vive e reali. Non vuol dire che allora Gesù e la Madonna sono immortali e non mangiano, non bevono, e allora non riposano, e allora sono immuni alle offese degli uomini. Anzi, le nostre offese sono un cibo avvelenato alle orecchie della divinità. Allora impegniamoci nell'esaminare quello che stiamo dicendo. Ogni qualvolta diremo una bestemmia, pensiamo poi che quella bestemmia sta offendendo Gesù. Gesù poi chiude gli occhi, si rattrista e dirà nei nostri confronti: caro Walter, che sono io sono Walter, caro Walter, perché stai dicendo questo? Mi stai offendendo. Mi stai offendendo e mi stai offendendo anche nel fratello a cui l'hai detta questa parola. Allora, essendo che Gesù è presente in tutti i fratelli e sorelle del mondo e dell'universo, le nostre bestemmie offendono due volte Gesù. Allora, impegniamoci nel riflettere e nel fare dei piccoli esami di coscienza ogni giorno. Impegniamoci a esaminare anche le cose che diciamo, perché le cose che diciamo arrivano al cielo. E un giorno verremo esaminati totalmente per tutte le cose che abbiamo detto e anche per questo impegno che non abbiamo mai preso nel esaminare le cose che diciamo ogni giorno. È molto importante pregare, ma anche sapere quello che stiamo dicendo. Ovviamente su questo faremo altri video, perché la Madonna ci chiede di pregare, ma pregare con il cuore. Non ci chiede delle Ave Marie vuote, ci chiede delle Ave Marie con il cuore. E quindi mentre diciamo Ave Maria piena di grazia, ci dobbiamo domandare che cosa vuol dire Ave Maria piena di grazia. Vuol dire che la nostra madre è una madre che ha ricevuto dalla divinità tutte le grazie possibili. Gli angeli, come abbiamo letto in questo messaggio, stanno tutti intorno alla Madonna, perché emana purezza, bellezza, emana santità. E allora gli angeli si cibano di questa luce che fuoriesce ed entra dalla nostra Madre Santissima. Ma che spesso tutta questa luce deve fare da scudo davanti le orribili bestemmie che il mondo intero ogni giorno rivolge al cielo. Sia lodato Gesù Cristo.